Una piazza San Pietro insolita e colorata, nonostante le previsioni meteorologiche incerte, migliaia di persone si sono ritrovate per il consueto appuntamento del mercoledì, inaugurato da un lungo giro in papamobile, durante il quale Papa Francesco ha salutato i tanti bambini mascherati per il carnevale. Ancora una volta la catechesi dell'udienza generale è stata dedicata ai sacramenti, in particolare a quello dell'unzione degli infermi, che ci permette di allargare lo sguardo all'esperienza della malattia e della sofferenza nell'orizzonte della misericordia di Dio. Il Pontefice ha ricordato che in tale sacramento infatti è viva la presenza di Gesù stesso, che sostiene, dà forza e speranza. Una prassi che era in atto già ai tempi degli Apostoli, dunque, e che non deve essere evitato per motivi scaramantici. Non pensate che questo sia un tabù, ha insistito Papa Francesco, perché è sempre bello sapere che nel momento del dolore e della malattia noi non siamo soli. Il sacerdote e coloro che sono presenti durante l'unzione degli infermi rappresentano tutta la comunità cristiana che, come un unico corpo con Gesù, si stringe attorno a chi soffre e ai familiari, alimentando in essi la fede e la speranza. Affida coloro che sono afflitti.